Buongiorno e bentornati in diretta nel salotto di Bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza. Oggi è una giornata di numeri, diamo i numeri, allora i numeri sono i seguenti: 275 eventi in galleria, 109 eventi in differita come quello di oggi e 78 descrizioni di libri nella biblioteca possibile, libri acquistabili da Bocca in galleria. Insomma, dal 14 l'impegno di questa storica libreria e del sottoscritto è concreto ed è presente sulla pagina YouTube Libreria Bocca 1775. Oggi sono in collegamento con Maria Grazia Innecco e devo ringraziare Patrizia Gallini di Adesh Comunicazione. Devo dire che Patrizia si è preso un impegno immancabile, instancabile per la Social TV della Libreria Bocca, patrocinata dal Comune di Milano, e ogni settimana sforna interessanti incontri con autori. Allora, Maria Grazia, nella tua biografia si legge scrittrice e molto di più. Raccontaci questo molto di più. Guarda, allora intanto grazie a te, grazie a Patrizia che oltretutto oggi è il suo compleanno, quindi le facciamo gli auguri in diretta. Ecco, auguri Patrizia, visto che ci starà sentendo, vedendo, ecco, tanto auguri a Patrizia. Aspetta un secondo, ad averlo saputo gli avrei fatto fare gli auguri dalla nostra presentatrice ufficiale, la Mary D'Amico, che è una grandissima cantante. Domani Patrizia dalla galleria arriverà, domenica, dalla galleria arriveranno gli auguri cantati dalla Mary D'Amico. Fantastico. Auguri, auguri Patrizia, grazie per questo incontro con la Galleria Vittorio Emanuele e con la Libreria Bocca che è così importante per questo salotto milanese. Allora, molto di più lo dicono gli altri, io dico molto di meno, non lo so, io sono sincera con me stessa e dico che ho scritto i libri, ho fatto tutto il resto, quel molto di più, perché mi interessa soprattutto una cosa, restare molto collegata con le persone. Quindi come si fa a restare molto collegati con le persone? Secondo me bisogna andare a casa della gente. Nei loro territori, cercare di osservarli, cercare di trarne per se stessi e magari anche per qualcun altro degli insegnamenti e degli stimoli. A me piace scrivere di regioni perché andando nelle regioni mi sono un pochino imparata l'Italia, come si suol dire, no? Cioè non mi resta che guardare, osservare e andare. Tornare a casa, scrivere e cercare di farlo soprattutto assieme agli altri. Io non scrivo mai da sola, questa è una caratteristica del mio lavoro. Quindi mi piace tessere relazioni tra chi ha lo stesso intento. Ecco, questo forse è un po' il di più che dicono che qualcuno ha scritto con generosità. Mi verrebbe da dire molto in contatto, in collegamento col territorio, soprattutto italiano, perché oggi parleremo di un libro, Sicilia 80-80, e poi entreremo un po' nell'argomento, ma tu ne hai scritti altri. Parlaci un po' di questo tuo percorso descrittivo, perché non sono guide, sono proprio libri che raccontano i segreti del territorio, quelli meno conosciuti, e che accompagnano coloro che sono interessati in un percorso molto particolare. Entriamo un po' in quello che è la tua idea, il tuo concetto di territorio e di libro. Allora, tutto questo è nato perché qualcuno mi ha stimolato a farlo. Ce l'avevo probabilmente dentro la voglia di scrivere, però non me ne ero resa conto finché qualcuno non me l'ha proprio fatta venire fuori. Allora, cosa ho fatto io? Ho cercato di capire, soprattutto di andare cercando delle cose che mi facevano vibrare. Non sono giustamente, come hai detto, delle guide le mie, non sono guide turistiche, ce ne sono tante, molto più prestigiose, però sono dei modi di emozione per intendere i territori. Un mio personale modo di vedere il territorio che non vuol dire una mia esperienza, vuol dire che io mi sintonizzo con qualcosa che mi fa risuonare e stranamente mi fa risuonare sempre dei territori la presenza umana, passata o presente, quindi racconto di solito qualcosa che è collegato a qualcuno.
ed è anche collegato a un territorio. Ecco che nasce quella, secondo me, parte umana, l'umanità, che molto spesso viene un po' dimenticata quando si parla di territori solo in base alla loro bellezza naturale piuttosto che al monumento che li caratterizza. Ma secondo me il più bel monumento che caratterizza un luogo, se è avulso da chi l'ha fatto costruire, dal motivo per cui è stato eretto, perde tantissima di quella umanità di cui secondo me abbiamo un bisogno disperato, perché è solo attraverso l'umanità che ci sentiamo collegati agli umani, ed è il nostro grande bisogno fondamentale, fondante. In questo modo io cosa ho fatto? Per esempio in Sicilia sono andata decine e decine di volte. Il mio coautore meraviglioso, Mimmo Privitera, è un siciliano, perché io di solito scrivo i libri aiutata da qualcuno che sta nel posto. Quindi Mimmo Privitera, che abita a Caltanissetta ed è un catanese, mi ha guidato con la sua sicilianità, che non è mia, è sua, a fare un percorso di soprattutto verifica di quello che mi veniva magari detto. Cioè io avevo bisogno di qualcuno, e lui è stato fantastico in questo ruolo, che non solo scrivesse dei pezzi, e ne ha scritti parecchi, ma anche mi dicesse se quello che stavo scrivendo era intonato allo spirito della Sicilia. Perché secondo me ogni territorio va anche protetto, va anche salvaguardato nella sua essenza. La Sicilia ha tantissima essenza. A proposito di questo, ma ragazza, vorrei dire che io ho sempre sentito parlare del mal d'Africa, che a me non è mai venuto perché in Africa non sono mai andata, a parte una puntata di Sharm el Sheikh, e in Egitto, ma non è considerato, cioè non è l'Africa che intendono per farsi venire il mal d'Africa. Invece posso essere contento di aver avuto il mal di Sicilia, nel senso che sono capitato casualmente 14 anni fa, perché non chiedermi perché, mia sorella ha comprato una casa piccolissima di 40 metri quadrati su una spiaggia, e da quel momento mi sono innamorato della Sicilia. E l'unica volta in questi 14 anni, barra 15, che non sono andato, sono stato proprio male. E mediamente io ci passo dal mese alle 3 settimane. Tra l'altro io vado nell'estremo sud-est della Sicilia, perché sono sotto Siracusa, nella valle di Noto, all'incrocio tra l'altro tra i due mari, e vado in una località che è stata realizzata da un personaggio leggendario che è Guglielmo, che ringrazio e saluto, e tra l'altro non è di Pescara, ma devo dire che più siciliano lui di molti siciliani che ho conosciuto. Poi ho tantissimi amici medici a Catania, perché questo spiaggia è frequentata da chirurghi, cardiochirurghi, da anestesisti, da primari, insomma tantissimo, e ho delle sinergie. Pensa che un mio amico che ho incontrato in Sicilia ci segue quotidianamente da San Paolo del Brasile. Che meraviglia, che spettacolo. Questo è parte di, e sono tutte connessioni, collegamenti che ho avuto dalla Sicilia. Quindi fantastico, bellissima, e prosegui pure. No, io devo dire che il mal di Sicilia credo di avercelo addosso. Io ho un po' di mal d'Italia, a dir la verità, perché poi mi accorgo che mi sviluppo un tema, poi mi viene subito voglia di svilupparne un altro. Adesso sto lavorando con una regione piccolissima e anche un po' dimenticata, che è il Molise, e ci sta scoprendo delle cose favolose, soprattutto anche lì dal punto di vista umano. Allora, cosa è successo a noi? Intanto questa è una collana, sì, però non è un progetto editoriale rigido, no? Siccome io lavoro con una bella casa editrice, ma è piccolissima, è molto duttile, mi lascia molto libera, si chiama Sigem Edizioni ed è di Modena. Io con Claudio Celloni ho pubblicato tutti e quattro i miei libri e spero di pubblicarne degli altri, ma cosa succede? Che lui mi dice: Maria Grazia, vai avanti tu, non ti stare a preoccupare, perché io, è molto istintivo il mio lavoro, non è costruito a tavolino. E questa istintività mi ha permesso di essere anche molto duttile. Per esempio, gli altri libri si sono svolti in 80 tappe, perché l'80 è il mio numero bello, no? Il mio numero amato.
E Mimmo Privitera a un certo punto del lavoro mi dice: Maria Grazia, con 80 tappe in Sicilia forse ci faranno un po' il solletico, mi sa che dobbiamo trovare qualche soluzione. E io ho detto: oh mamma mia, cosa dobbiamo fare? 80 più 80, perché all'80 non volevo rinunciare. Ed ecco perché l'80 più 80, abbiamo diviso la Sicilia in contorno, quindi anche un po' culinariamente, anche se di cucina non parlo molto perché non mi attrae così tanto, contorno comunque la parte esterna e le isole, e ripieno. Il ripieno della Sicilia è la parte che mi ha ovviamente dato più sorprese, perché mentre conosciamo abbastanza, anche per sentito dire qualche volta, tante cose delle località forti turisticamente della Sicilia, l'interno è una sorpresa continua, perché non lo conosciamo. Ci sono dei luoghi, ma anche delle storie collegate ai luoghi. So, una Lercara, a parte che in Sicilia ci sono dei nomi, i paesi hanno dei nomi pazzeschi. Comunque, una Lercara Fritti, che tu dici, boh, dove sta Lercara Fritti? Beh, in realtà è il posto dove hanno avuto origini gli avi, gli antenati, nonni, però non occorre andare tanto indietro, di Frank Sinatra. E a Lercara Fritti fanno un festival jazz dedicato a Frank Sinatra, c'è un museo, ma ne scopri miliardi, per cui non c'è solo il paese noto, cioè gli Aca di Piraino, che è una località in provincia di Messina, dove c'è un museo del viaggio che ti fa capire cos'era viaggiare. Adesso è dura, viaggiare in Sicilia, non è proprio, ma una volta era proprio impossibile. Quando arrivavano i viaggiatori del Grand Tour alla Goethe, e solo lui è entrato, diciamo, è andato nell'entroterra perché era curioso di vedere com'era, ma se no gli altri sempre fuori stavano, dove arrivavano le navi, dove c'erano un po' di collegamenti, perché entrare in Sicilia fino a 150 anni fa era una cosa praticamente impossibile. Andavano con la portantina, a piedi, neanche con i muli, insomma. Quindi la Sicilia dell'interno è un niente, è un ritrovamento continuo. E poi un'altra cosa, farò anche una cosa carina il 15 di gennaio, al limite te la mando, mi hanno chiesto di fare l'associazione Sicilia Tour Leader, con cui noi collaboriamo molto, una specie di conferenza, hanno chiesto a me, insomma, e io decido di fare il triangolo bollente, perché c'è tutta quella parte della Sicilia, del canale di Sicilia, dove lì sotto c'è un vulcano che si chiama Empedocle, che pochi conoscono, ma che non è per niente sopito. Non è il Marsili che c'è nel Tirreno, che sono veramente millenni che sta buono. Lì ci sono le fumarole attive. Quindi c'è tutta la parte di Sciacca con le macalube, i fornelli di Sciacca. E c'è tutta la fascia di attività sotterranea, che con questa terra che è tra terremoti e vulcani ribolle, che secondo me dà alla Sicilia anche questa energia strana che noi percepiamo quando ci andiamo. Guarda, io ti dico una cosa, un anno mi sono perso per andare in giro, perché poi io vado a luglio, fa molto caldo, quindi i movimenti sono brevi, e poi sono sul mare, quindi sto prevalentemente in spiaggia. Poi Greta era piccola, ma adesso è cresciuta. Da un anno ho portato dei miei amici di Budapest con tutta la famiglia in Sicilia, per andare da dove sono io, che è Marzamini, dove fanno anche un festival del cinema di frontiera, fino a Modica, che sono 30 chilometri, ci siamo persi nella campagna siciliana. È stata una sorta di viaggio nella Divina Commedia dantesca, nei profumi, nei colori del tramonto, negli odori nei profumi di liquirizia, di menta, di salvia, in un deserto, in un paesaggio desertico a livello proprio sociale, e poi a un certo punto, in una strada che da asfaltata è diventata sterrata, ci siamo visti il classico contadino siciliano col carretto tirato dal mulo. Guarda, penso che sia stata una delle esperienze più belle vissute in questo territorio fantastico. C'è una cosa
paradisiaca, la Sicilia veramente, per non parlare poi di Palazzolo Acreide, di Piazza Armerina, mi sono trovato anche un giorno in terrazzo, perché la casa è piccola, è più grande il terrazzo della casa, ma sul terrazzo a un certo punto ho fatto un aperitivo, avevo anche il sindaco di Piazza Armerina, poi il giorno dopo siamo andati a vedere la villa. Ma guarda, è un territorio No, straordinario. è straordinario, infatti. E Straordinario. la cosa che io dico rispetto a questo libro, visto che adesso parliamo di un posto dove nessuno di noi può andare, ahimè, noi stiamo parlando di un viaggio facendo forse venire anche voglia di vedere certe cose e non lo possiamo fare. È un po' frustrante questa cosina qui, eh. Io ho già saltato due appuntamenti in Sicilia, di solito io ci vado sempre in primavera e in autunno e facciamo delle belle presentazioni, vado anche nelle scuole, io conosco tantissima gente lì e sono belle le cose che accadono. Beh, due volte niente, questo lockdown ci ha proprio tagliato un po' le gambe, però volevo dire questo, è un libro, adesso io non voglio indurre le persone a leggere i libri, per carità, lo facciano solo se hanno voglia, però è un libro da salotto, si può leggere stando a Milano, perché quello che è contenuto nelle pagine non è di aiuto per chi deve andare a visitare la Sicilia, è di aiuto per capire che cos'è la Sicilia a chi ha voglia di capire pezzo pezzo che cos'è l'Italia, no? Perché noi siamo un grandissimo puzzle, un grandissimo arazzo e secondo me fa anche parte dei nostri, io le dico proprio doveri, di rispetto reciproco, conoscerci, capire cos'è successo, quali sono le connessioni che hanno comunque reso l'Italia quella che è oggi. Io dico sempre che Corleone, per esempio, ai tempi di Federico II era popolato solo di arabi, poi ad un certo bel punto lui ha deciso che era stufo, l'imperatore era severo, quindi stufo di questi contrasti tra cristiani e musulmani, ha fatto che prendere i musulmani migliori e portarseli a Lucera in Puglia, lui aveva questo palazzo a Foggia, quindi se li ha portati vicini, i migliori, i più colti, gli altri li ha sterminati e ad un certo bel punto cosa è successo? Che era senza popolazione, ha preso gente dalla Lombardia e dal Piemonte di allora e le ha rimessi a Corleone. Quindi i corleonesi hanno come avi lombardi e piemontesi. Questa cosa è una cosa che se non la sappiamo ci sembra che quelli non c'entrino niente con noi. Cioè c'è sangue lombardo in Sicilia, c'è sangue spagnolo in Sicilia, c'è sangue arabo, normanno. Cioè è una terra dove tutto è successo perché era un punto di passaggio obbligato per tutti coloro che si spostavano diciamo, dall'Africa e giravano nel Mediterraneo. Tra l'altro, visto che hai fatto tappe anche a Milano, hai fatto tappe anche in Puglia, poi ho visto che sei collegata alla Patrizia Gallini che mette a disposizione, guarda Patrizia che accetto l'invito e vengo, stai attenta, ho moglie e figlia, però sono carine e ci divertiremo un sacco. E quindi un messaggio a Patrizia che ha mandato un messaggio a sua volta nella chat. E quindi appunto stiamo vedendo le tue pubblicazioni. E poi hai fatto anche Leonardo da Foggia. E poi Leonardo Milano. La Forgia è il mio coautore per la Puglia, invece per la Calabria ho avuto due coautrici femmine, Adele Filice, che è una giornalista, e Carmen Trotta, che è un architetto, eccole qua. E la cosa che sto facendo adesso per il Molise, lo dico così perché oltretutto il Molise è un po' una terra, è il Mollise, la chiamiamo, una terra molto lenta, molto sedimentata, molto silenziosa, un po' letargica, però cosa ho fatto? Ho cercato di mettere in campo le energie delle donne molisane e quindi dovrebbe nascere, e anche stavolta il Covid ci ha un po' fermato, un libro scritto da un collettivo di donne, perché io voglio coinvolgerle nella descrizione guidata magari da me, però nella descrizione loro della terra loro, perché uno dei problemi che ho notato
facendo questo lavoro qui è che molto spesso le persone che abitano nei posti non hanno la più pallida idea di dove stanno a vivere. Anche i ragazzini delle scuole, io vado, che ne so, sotto l'Etna, per esempio, in tutti i paesi che ci sono attorno all'Etna, sono tantissimi, io dico, ma voi che vedete l'Etna da questa meravigliosa prospettiva, ma ci siete mai andati su? Ma lo sai che ce ne saranno andati su 2 su 50? Cioè, noi ci abituiamo, è come i milanesi che non sono mai andati a vedere la Madonnina da vicino, che non salgono sulle luci. Quando tu hai una cosa troppo vicino, poi dici tempo e non lo fai mai. Vabbè, ma questo capita spesso. Allora, Maria Grazia, io volevo sapere, un personaggio come te, durante questo periodo di lockdown, su cosa sei concentrata? Lasciamo perdere, perché io in questo il primo lockdown mi ha colto di sorpresa, devo dire, come tutti, penso. Cioè, e siamo rimasti lì, come dire, nelle statue di sale, perché chi cappero se lo aspettava che saremmo veramente rimasti fermi per... è arrivato Mimmo Privitera, guarda! È arrivato il messaggio, grazie Mimmo, ti voglio bene! Che carino! Grazie Mimmo! Allora, io così, e poi... Così 3 mesi, ma quando mai si è successa una cosa del genere? Quando si sono ripresentate delle situazioni che potevano essere simili, io ho detto, io altri 3 mesi ferma non ci sto, non ce la posso fare. Allora accetto e ho accettato ovviamente l'idea di dover rimanere chiusa, ferma, attenta, soprattutto anche nel rispetto, cioè non posso andare ad ammalarmi perché metto in crisi una famiglia, ma non solo una famiglia, perché ci sono tante cose che mi orbitano intorno. Quindi io sto molto attenta, ma nello stesso tempo ho approfittato proprio a man bassa del metodo tecnologico con cui stiamo lavorando anche noi. Ok, per sviare un pochettino e distrarci, parlare di altre cose, alle tue spalle vedo un'immagine molto interessante. Di chi è? Allora, io sapevo che prima o poi tu cadevi nell'arte, perché diciamolo agli amici che non conoscono te, la libreria Bocca, entrare in quel luogo, varcare quella soglia, prendere in mano la maniglia, cioè proprio per entrare, che già la maniglia è un'opera d'arte, significa entrare in un mondo che anche tu hai alle spalle cose strane, Italia molto particolare, cioè è un mix di libreria e di arte, i soffitti, i pavimenti, la vetrina. Lì dentro, non lo so, io sono venuta, tu non te lo ricorderai, con una mia nipote, a parte che Giorgio è di un'accoglienza simpatico, carino. A volte sono proprio antipatico, lo so. se lo prendi nel momento, forse è meglio che tu prenda la coda, la metta tra le gambe ed esca veloce, ma a me non è successo, è stato carinissimo quelle volte che sono venuta. Allora, l'arte, allora tu devi sapere che quel quadro lì è una cosa cecoslovacca, è una combustione, è tutto bruciato, è un cecoslovacco, gli occhi, quei due occhi sono le impronte bollenti di 2 monete e ci sono affezionata perché io quel quadro insieme ad un altro che è in un altro punto della casa è la prima cosa che abbiamo comprato io e mio marito quando avevamo io 19 anni e lui 23, cioè eravamo insieme da un anno e ci siamo comprati 2 quadri, toccati nella testa. Complimenti, perché l'avrei comprato anch'io se l'avessi trovato. Ricordo un po' Bai, non è male questo solo un po' arrabbiato, un po' non è male, mi piace. È una specie di medusa idra che è stata sempre con noi, e invece quella giraffa è andato via un po' l'altro. L'abbiamo trovata a una fiera dell'artigianato un anno fa.
Ecco, l'abbiamo trovata a Milano, al Fiera dell'Artigianato, altra cosa di cui si sente la mancanza in questo periodo. E mia figlia piccola, piccola, si è innamorata di lei. L'ha chiamata Gala Sené perché veniva dal Senegal, Gala Sené. Insomma, anche quella è un'altra cosa che ha voluto entrare in casa nostra. Io vivrei d'arte, io se potessi, guarda, anche qua ci sono delle cose attorno a me. A me dà una gioia e un'energia l'arte, ma in tutte le sue declinazioni. Teatro, l'arte figurativa, la scultura, mi Allora, piace tutto. Grazia, abbiamo raccontato un po' di te, un po' di me, un po' della Sicilia, un po' di altri libri. Cioè, se c'è un messaggio che vorresti dare, un po' come il salotto di Bocca in Libera, che è costruire senza sosta la speranza, da una frase di Neruda, tutti appelli a un jingle, a una frase, a un'ispirazione per questo periodo, raccontala Allora, bene. io non sono molto per le citazioni perché io in realtà i grandi me li incamero, no? Poi le loro frasi diventano le mie frasi, non ci vedo più la differenza, non mi restano impresse. Io l'appello a cui, cioè la cosa a cui mi appello e quindi l'appello che lancio è proprio approfittiamo di questo periodo in cui siamo per forza di cose distanti. No, ma non lontani, secondo me, perché io e te siamo vicini più di quanto fossimo mai stati grazie alla distanza che ci ha costretto a stare in questo periodo storico. Invece ci siamo avvicinati, quindi approfittiamo della distanza apparente per accostarci in un altro modo, uno all'altro, e lavoriamo insieme perché qualsiasi apporto si dia anche piccolo a questa confluire della cultura, perché io credo solo alla cultura alla fine, perché non mi interessa l'economia se è disgiunta dalla cultura, non mi interessa la quotidianità se mi levano la cultura. Io, ad esempio, ho scoperto che senza il teatro non riesco a stare. Mi sono inventata un teatro e l'ho portato nelle case. Lo sto facendo, è un'altra delle cose che faccio in questo periodo. Cioè, C'è veramente tanto tanto da fare, ma purtroppo tantissimo. per i governi che ormai da molti anni, se non decenni, che dicono che con la cultura non si mangia, invece con la cultura potremmo essere tutti molto più ricchi, e se non in banca sicuramente nell'anima e nello spirito, ma non l'hanno capito, perché la cultura ci vuole tempo per diffonderla e per farla entrare nelle persone, e loro il tempo non ce l'hanno perché ogni 4-6 anni sono dietro a darsene di santa ragione. Ma noi continuiamo imperterrito, e quindi grazie Maria Grazia, un buon proseguimento di giornata, e gli anni che passano di Patrizia Gallini ben vengano, perché ci sono dei anni che Chi se ne meritano, importa? esatto, meritano di essere fatti passare, che è tutta Eh esperienza. sì, tutta vera esperienza e soprattutto poi la possibilità di aver capito come fare anche a trasferirla l'esperienza, perché se uno si accumula l'esperienza e poi se la tiene in pancia, a che cosa serve l'esperienza? Fuori, fuori, fuori. Buttiamo fuori tutto quello che abbiamo e comunichiamolo. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie, ciao.